Buongiorno mondo, questa mattina stiamo partendo dal santuario di Castelmagno in Vallegrana. Il tempo non è che sia il granché, le previsioni erano di bel tempo, ma mi sa che non ci hanno preso. Andiamo. Giornata grigia e uggiosa, ma si sta sempre bene, anche se la veduta non è il massimo. Tanti sci alpinisti oggi. Siamo gli unici appiedati, anzi no, ce n'era anche un altro escursionista che era appiedato come noi. Tutti al Monte Tibet. Beh, devo dire che ultimamente siamo fortunati con il meteo in montagna, eh? La visuale è sempre splendida. Cambiato leggermente il paesaggio, visto che si è un po' aperto, non siamo più in mezzo alla nebbia e soprattutto riusciamo a vedere dove andiamo, che non è cosa da poco. Tagliamo dritto per dritto la montagna e vediamo cosa succede. Si va su, spediti. Si è al di sotto delle nuvole, ora ci siamo sbucati sopra e questo è il risultato. Tanta fatica, ma ben ripagata oggi. Stiamo tagliando via il sentiero con la neve, ma è ripidissima, si sta spaccando letteralmente le gambe, però questo ci ricarica. Però ragazzi, è una magia. Allora, io credo che la parola d'ordine nella vita sia perseverare. Perché guardate, cosa si perde uno se si arrende alle prime difficoltà? Via, perseveriamo sempre. Ragazzi, dai meno 16 di domenica scorsa ai più 30, non so, fa un caldo bestiale. Meno male che ogni tanto c'è un po' di venticello. Manca poco ormai alla cima, la croce di vetta è lì sopra di noi. Una bella sfacchinata perché dritta per dritta si fa sentire sulle gambe. Ma ci siamo quasi. Come si chiama? Abbiamo detto Tibet, Monte Tibet. Monte Tibet. 2648. Ok.
si nota bene la sabbia sahariana, come se ormai fosse una duna sulle montagne del Piemonte, una duna continua, pazzesco. Nel frattempo la cima si è affollata e noi ne abbiamo approfittato per scappare. Se no facciamo assembramento. Assemblamento. Niente, ora scendiamo dal colle Sibolé, se non mi sbaglio. Sì. Così facciamo una specie di anello. E via. Pranzo. Andiamo a scendere. Adesso passiamo per l'incontro. Ma perché tu sei troppo leggera, sai? Ma io sono stata più a sinistra. E occhio qui, eh. Oh, aspetta. Fai occhio sulla tua destra. Ma sono in fronte. Sì, sì. Minchia, ragazzi. Stiamo continuando la discesa faticosamente, sprofondando in una neve gialla marcia e con 30 gradi sulla testa. Ecco qua, sì, sono caduto. Ok, stiamo quasi arrivando al santuario di San Magno, che dove, da cui siamo partiti, dove abbiamo lasciato l'auto. E se vi interessa sapere poi un po' la storia del santuario, seguite il blog, che insomma scriviamo due righe. Allora, eccoci qua. Scusate lo stato pietoso in cui devo essere. E stiamo scendendo, anzi siamo tornati alla macchina, abbiamo ripreso appunto l'auto al santuario di Castelmagno. C'è un po' di traffico perché c'è veramente molta gente qua. Salita splendida, non so che dire, perché il tempo salendo per buona parte del percorso è stato orrendo, non si vedeva nulla, eravamo circondati dalla nebbia e dalle nuvole e temevamo di arrivare in cima e vedere, insomma, non vedere nulla, e invece poi siamo stati fortunati perché si è aperto sopra di noi, sotto avevamo le nuvole, intorno alle cime, il cielo azzurro, la neve bianchissima, molliccia, non neve in condizioni ottimali per camminare, però comunque bello il paesaggio. La salita tranquilla, fattibile, tostarella, ma insomma non troppo. E bene, speriamo che vi sia piaciuta questa avventura. Seguiteci sul canale YouTube, commentate, mettete like, seguiteci anche su Instagram, Facebook. E insomma, noi ci siamo. Qualunque cosa vi venga in mente di chiedervi o commentare, buttatevi. Ciao, ciao ragazzi! Gente che sprofonda nella neve. Vediamo se si tira fuori. Sì, si è tirato fuori. Ale. Allora, questa neve com'è? È solo un po' paciocca, però. Ecco.